Innanzitutto ci ha fatto molto piacere fare questa commemorazione, ci era stato chiesto la settimana scorsa dal comandante Inzaghi e non abbiamo assolutamente potuto dire di no, perché commemorare un luogo dove hanno lavorato, dormito, faticato e anche rischiato la vita, perché i pompieri tutti i giorni al nostro servizio fanno anche questo, ci è sembrato d'obbligo dover fare insieme questo passaggio di consegne. Passaggio di consegne che vede una ex caserma che ormai era in stato di disuso da circa una decina d'anni a quello che sarà un centro per le imprese che lavorano nell'ambito del software. Non solo Confindustria ha acquisito una parte, ma ci sono una dozzina di proprietari che sono tutte aziende che lavorano nel settore dell'IT, dell'Innovation Technology, principalmente specificatamente nell'ambito del software, che occupano tanti giovani, sono aziende in espansione e aggregandosi vogliono dare un ulteriore impulso non solo al loro business, ma anche creare un luogo per i giovani, per le start-up, aiutarle a crescere, fare convenzioni con le scuole, come stiamo già facendo con gli istituti superiori, con gli ITS, quindi creare anche formazione e soprattutto creare futuro, perché è la parola che non solo riguarda quello che fanno il software e il futuro, ma deve riguardare anche tanti 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 giovani del nostro territorio che spesso sono preparati ma vanno a lavorare altrove, e vorrebbe essere un segnale per far fermare qua o far ritornare i nostri giovani che sono andati a lavorare altrove.